lo sapevo che l'avrebbe fatto e quindi nessuna sorpresa. Immagino che ci saranno altri candidati. La Lega dovrà decidere se affidarsi al passato o investire sul futuro. Bossi rappresenta la gloriosa storia della Lega, però io mi auguro che in Lega ci sia il Renzi della Lega, ecco, diciamo così, che si candidi e che io sosterrò. Mi è molto piaciuto poi la dichiarazione ieri di Alfano sulla necessità di fare le primarie nel centrodestra, mi sembra un'ottima idea, noi siamo pronti e abbiamo già il nostro candidato, Flavio Tosi. E penso che la Lega alle prossime elezioni si candiderà, potrà allearsi ancora con PDL o Forza Italia, quello che sarà, a condizione che ci siano le primarie per tutti. Pini questa mattina chiedeva chiarimenti sulla vicenda Cancellieri, esortava la Lega a prendere una posizione decisa. Abbiamo presa la posizione, ascoltiamo, noi non diamo giudizi affrettati o pregiudiziali, noi aspettiamo di sentire quello che dirà. Se ci convincerà, bene, se non ci convincerà sosterremo la richiesta di dimissioni, non c'è dubbio. Ad oggi io sono per le dimissioni, perché il comportamento suo, ho sentito anche l'ex ministro Castelli che mi conferma questa cosa, è un comportamento scorretto, quindi. Però aspetto di sentire questa mattina che cosa dirà per giustificarsi al Senato e poi decideremo, ma abbiamo ben chiare le idee. Il governo è a rischio per questo caso, più rischio per la legge di stabilità? Comunque, il governo di Roma è a rischio comunque, è lì così sull'orlo di una crisi di nervi. Dopodiché noi siamo sempre pronti a tutto.